Salve a tutti gli affezionati al canale ArtLive 2.0. La pandemia di coronavirus sta coincidendo con il picco di avvistamento UFO a livello globale degli ultimi 30 anni. Luci misteriose e oggetti nel cielo notturno sono stati segnalati in numero record dall'inizio dello scoppio dell'epidemia, poiché le persone in stato di blocco hanno più tempo per osservare le stelle. L'ultimo importante picco di avvistamenti avvenne nel 1989, quando una moltitudine di persone riferì di aver visto triangoli volanti spiegabili che all'epoca si diceva essere voli di test di bombardiere stealth top secret. Secondo un rapporto di Telegraph si sono registrati ben 87 avvistamenti UFO a marzo in Belgio e 188 nei primi 3 mesi dell'anno. I numerosi testimoni delle Fiandre hanno riportato di aver visto strisce di luci mobili che volano da ovest ad est. Esiste anche un flusso costante di segnalazioni provenienti da altre parti, tra cui Regno Unito, Stati Uniti e anche qui in Italia. Tuttavia, è probabile che la verità sulle cifre esatte richiede del tempo per emergere. Ma gli avvistamenti di tali oggetti si trattano realmente di UFO? Vediamo di dare una spiegazione dopo aver lanciato la sigla. I social network registrano una valanga di avvistamenti UFO in tutto il mondo in coincidenza con la pandemia. Potrebbe essere una coincidenza, possiamo guardare di più il cielo. La verità è che durante il confinamento globale, a causa della pandemia, i social network erano pieni di fotografie e video che mostrano luci inspiegabili nei cieli, almeno per la maggior parte dei testimoni. È vero che molti di questi cosiddetti UFO possono avere una spiegazione. Ad esempio, possiamo risolvere il problema con le luci che hanno una posizione statica per lungo tempo, sempre nella stessa posizione, con il pianeta Venere, la cui grandezza astronomica è di meno 4,4. La grandezza è la misura della luminosità osservata sulla Terra. Quindi, per riferimento, il Sole ha una magnitudine di meno 27 e la Luna piena di meno 12. Ricordiamo che Venere è visibile non solo all'alba, ma anche per 3 ore dopo il tramonto, il che può causare un po' di confusione. Mira, la vieron, la vieron. Mira, mira, mira. Mira, mira, ahí empezó, ya, ahí empezó. A ver, en el mejor. Mira, ahí empezó. Y tiene mucho movimiento, no mames, ¿sí? Mira, 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 está parpadeando, está parpadeando. Ma ci sono anche altre spiegazioni. Altri hanno suggerito che potrebbero essere palloncini stratosferici lanciati da Google per fornire copertura internet in luoghi difficili da raggiungere e migliorare la connessione 5G. Questi palloncini sono molto lucenti e possono creare anche questi molta confusione. Altri avvistamenti mostrano UFO in formazione. Ma fai attenzione perché il 18 marzo del 2020 un razzo Falcon 9 è stato lanciato nello spazio per portare in orbita 60 satelliti Starlink. Questo progetto, sponsorizzato da Elon Musk, mira a mettere in orbita fino a 12.000 satelliti per formare una costellazione, interconnessi tra di loro per offrire connessioni internet ad alta velocità. Più difficile da spiegare sono invece gli oggetti in movimento. La moda dei droni è inarrestabile, ma non può essere applicata a tutti i video. Questo è il caso di un video catturato il 9 aprile nella Serra de Tramuntana sull'isola di Maiorca. Un altro video a Cadice, in Spagna, testimoni hanno ottenuto immagini di una grande palla rossa in movimento, con uno strano battito e con un colore dominante verso il rossastro.
Ma non mancano neanche strani fenomeni. Diversi giorni fa abbiamo riferito di molti strani oggetti che cadono dal cielo in tutto il mondo. Bene, eccone uno catturato nel cielo sopra Tracy in California il 23 aprile del 2020. Il fotografo ha segnalato l'avvistamento a MUFON e ha dichiarato di essere appena tornato dal lavoro mentre tornava a casa quando vide uno strano oggetto nel cielo del mattino. Gli esperti diranno che era un meteorite, ma hai mai visto un meteorite trasformarsi in qualcosa con due sci ardenti dietro di esso che poi, prima di colpire il terreno, cambia bruscamente rotta prima che continui il suo volo? Sicuramente questo oggetto non era certamente un meteorite, ma piuttosto qualcosa che è dotato di una tecnologia a noi sconosciuta. E non manca neanche un fenomeno elettrico, chiamato JET, che è stato registrato utilizzando una telecamera sperimentale Brahmon, che monitora i cieli 24 ore al giorno in Full HD. Questo è avvenuto il 17 aprile del 2020. Ma che dire della sfera luminosa sotto il JET? JET è un fenomeno luminoso transitorio che inizia sopra le nuvole in tempesta e diventa rossastro, estendendosi in alcuni millisecondi al limite superiore della mesosfera. Concludendo, non possiamo che porci una domanda: dato che ci sono UFO reali, cosa sta realmente succedendo? Alcuni hanno suggerito che, dato l'avanzamento della pandemia, questi momenti di crisi sociale e sanitaria fornirebbero l'arrivo di alieni che vengono sulla Terra mentre siamo confinati. Non mancano teorie cospirazioniste ancora più estreme, come il coronavirus che provenga dallo spazio. Ma secondo un articolo su Nature, chiarisce che la SARS-CoV-2, il nome tecnico COVID-19, è un virus di origine zootecnica, ovvero si è evoluto naturalmente dagli umani selvatici all'uomo, oltre a escludere la possibilità che sia stato creato in un laboratorio. Quel che è certo è che ondate di persone che avvistano oggetti non identificati di solito si verificano quando un territorio o l'umanità nel suo insieme attraversano momenti di crisi. Grazie per l'attenzione, vi invito a iscrivervi al canale e noi ci risentiamo alla prossima.